Le streghe si alzarono e cominciarono a raccogliere le loro cose. Le osservavo attraverso la fessura, sperando ardentemente che se ne andassero in fretta. Così sarei stato di nuovo al sicuro. Aspettate! Gridò a un tratto una strega nell'ultima fila. Fermi tutte! La sua voce stridula echeggiò come uno squillo di tromba nella grande sala. Di botto le altre si fermarono, voltandosi verso di lei. Le streghe più alte torreggiava sul pubblico, con la testa gettata all'indietro e il naso in aria. Aspirava profondamente dalle narici rose, simili a strane conchiglie. Aspettate! Ripeté. Che succede? Strillarono tutte. Cacca di cane! Urlò. Mi ha appena arrivata una zaffata puzzolente! Impossibile! Gridò. Chiese la strega suprema dardeggiando sguardi furiosi dal palco. Mildred ha appena sentito odore di cacca di cane, vostra stregità. Sciocchezze, stupidaggini! Mildred non sa pensare a altro che alla cacca di cane! Non ci sono bambini in questa stanza! Aspettate un momento! Gridò Mildred. Non vi muovete! La sento ancora! Le sue enormi narici palpitavano come nelle branchie di un pesce. Diventa sempre più forte! Non la sentite? Le streghe alzarono il naso all'aria e tutte le narici si misero in movimento. Ha ragione! Gridò una. È vero! Cacca di cane! Forte e nauseante! In pochi secondi l'intera assemblea si mise a gridare. Cacca di cane! C'è puzza di cacca di cane dappertutto! Come mai non ce ne siamo accorte prima? È peggio che stare in una fogna! Deve essere un bambino! Nascosto qui! Corcate subito! Urlò la strega suprema. Annusate! Scofatelo e tiratelo fuori! Seguite il vostro naso finché lo troverete! I capelli mi si drizzavano come i naculi di un porco spino e cominciai a sudar freddo. Trofatelo! Quell'orto mucchietto di spazzatura! Strideva la voce della strega suprema. Non fatelo scappare! Se è qui, deve aver sentito e visto le cose più segrete di questo mondo! Bisogna eliminarlo! Non ho scampo, pensai. Anche se potessi schizzar via ed evitarle, non uscirei mai dalla stanza. Perché le porte sono sbarrate e bloccate dalla catena. Alla fine sono fritto. Oh, nonna mia, che mi faranno? Alzai gli occhi. Un orribile viso di strega, imbellettato e incipriato, mi sovrastava trionfante. È qui, dietro al paravento! Presto, venite! La strega allungò una mano guantata e mi acciuffò per i capelli, ma mi liberai con uno strattone. Corsi, oh, come corsi! Il terrore mi metteva le ali ai piedi. Quasi a volo feci il giro della sala e nessuna di loro riuscì ad acchiapparmi. Disperatamente cercai di aprire la porta, ma con quella catena non c'era niente da fare. Le streghe ormai non tentavano neppure di catturarmi. Se ne stavano lì, a gruppetti, e mi osservavano, sicure di avermi in pugno. Alcune si tappavano il naso e le sentii dire «Bah! Che puzza insopportabile!» «Prendetelo, insomma, idiote!» urlò la strega suprema dal palco. «Sparpagliatevi per la stanza, poi acciuffatelo, accerchiatelo e catturatelo! Mettetelo con le spalle al muro, quel foruncolo ambulante! Agguantatelo e portatelo qui!» Le streghe si disposero secondo gli ordini, avanzando verso di me da ogni lato, tra le sedie vuote. Ero in trappola. «Aiuto!» gridai terrorizzato. Urlavo voltando la testa verso la porta con la speranza che qualcuno in corridoio potesse sentirmi. «Aiuto! Aiuto! Aiuto!» «Prendetelo! Impeditegli di strillare!» D'un tratto mi furono addosso e in cinque mi afferrarono per le braccia e per le gambe, sollevandomi. Io continuavo a urlare, ma una di loro mi tappò energicamente la bocca con la mano guantata.
portatemelo qui, disse la strega suprema. Portatemi quel fermiciattolo che si spiava. Mi issarono sul palcoscenico, braccia e gambe strette da innumerevoli mani, e mi tennero sollevato. Potevo guardare sotto il soffitto. La strega suprema si chinò su di me ghignando diabolicamente, mostrò il flacone blu della pozione ed esclamò: «E ora un po' di medicina! Tappategli il naso per costringerlo ad aprire la bocca!» Dita di acciaio mi strinsero il naso, serrai le labbra con tutte le forze e trattenni il respiro, ma non riuscii a resistere. Stavo scoppiando, ma non ne potevo più. Aprì la bocca per tirare il fiato e subito la strega suprema ne approfittò per versarmi in gola l'intero contenuto della bottiglietta. Il dolore fu atroce, proprio come se avessi ingurgitato litri e litri d'acqua bollente. Avevo la gola in fiamme. Subito l'orrendo bruciore scese nel torace e nello stomaco, raggiunse le braccia e le gambe, si diffuse in tutto il corpo. Urlavo e urlavo, ma di nuovo la mano guantata mi tappò la bocca. Poi sentii che la pelle cominciava a ritirarsi. Come descrivere altrimenti quell'incredibile sensazione? Dalla testa ai piedi tutta la superficie del mio corpo pareva restringersi. Ecco cosa prova un palloncino quando lo strizzano per rimpicciolirlo. La pelle mi andava sempre più stretta e tra poco sarebbe scoppiata, lo sentivo. Mi sembrava di essere chiuso in una corazza metallica che mi schiacciava, come se qualcuno la stringesse come una vite. Mi stavano spremendo come un'arancia. La pelle, per quel poco che me ne era rimasta, cominciò a prudermi dolorosamente, quasi che migliaia di finissimi aghi mi trafiggessero il corpo, dall'interno verso l'esterno. Erano i peli di topo che spuntavano. Ora me ne rendo conto. Sentì in lontananza la voce della strega suprema che urlava: 500 dosi! Questo furuncoletto puzzolente ha incoiato 500 dosi! La sveglia è in briciole! L'effetto sarà immediato! Mentre le streghe applaudivano e lanciavano grida di trionfo, pensai: non sono più io, non sto più nella mia pelle! Il pavimento era soli 2 centimetri dal mio naso. Per terra c'erano 2 zampine pelose. Le mossi. Erano le mie. In quell'istante capii che non ero più un bambino, ma un topo. Adesso, gridò la voce stridula della strega suprema, ecco la trappola per topi ed ecco un pezzetto di formaggio. Sapevo quel che mi aspettava. Come un fulmine schizzai dall'altra parte del palco, stupito della mia stessa velocità. Superai con 2 salti i piedi delle streghe. In un baleno scesi gli scalini, atterrai sul pavimento e mi dileguai tra le sedie. Constatai con soddisfazione che non facevo nessun rumore correndo. Mi muovevo con agilità, velocemente e in silenzio. Inoltre il dolore era passato e mi sentivo meravigliosamente bene. Dopotutto mi dissi: c'è qualche vantaggio nell'essere così piccolo e veloce quando hai le calcagna una banda di streghe assassine. Decisi di nascondermi dietro la gamba di una sedia e rimasi lì, immobile. Lasciate perdere quei fetito pitocchio, urlava di lontano la strega suprema. Non vale la pena di preoccuparsi. Non è che un topo, sarà qualcun altro a fargli la festa. E ora, fuori di qui! La riunione è finita. Apriamo le porte e andiamo alla terrazza a raggio di sole per prendere il